Goditi il potere e la bellezza della tua gioventù. Ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai soltanto una volta appassite. Ma credimi, fra 20 anni guarderai le tue vecchie foto e in un modo che neanche immagini adesso. Di quante possibilità avevi di fronte, di che magnifico aspetto avevi. E non eri neanche così grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro. Oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta come masticare un chewing gum mentre stai risolvendo un'equazione algebrica. I veri problemi della vita sono sicuramente quelli che adesso non ti passano neanche per la mente. Sono quelli che ti pigliano all'improvviso alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa. Ogni giorno che ti senti spaventato, canta. Sì, canta. E non essere crudele col cuore degli altri, ma non tollerare che gli altri lo siano col tuo. Lavati i denti e non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. È la vita, è una corsa ed è solo con te stesso. Ricordati dei complimenti ricevuti, scordati degli insulti. E se ci riesci, dimmi come si fa. Conserva tutte le tue lettere d'amore. Getta via i vecchi estratti conto, rilassati. Non devi sentirti in colpa se non sai cosa fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sanno ancora cosa fare della loro vita. E i quarantenni che conosco più interessanti ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Che quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai, o forse no. Forse avrai dei figli, o forse no. Probabilmente a 40 anni divorzierai, o forse ballerai con lei fino al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche però. Le tue scelte sono scommesse. Come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo nel miglior modo possibile. Non aver paura, non temere di quello che può dire la gente. Il corpo è uno strumento più bello che tu puoi mai avere. Balla! Sì, balla! Anche se l'unico posto per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se so che non le leggerai. E non guardare quelle riviste di bellezza, ti faranno soltanto sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi mai sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. È il miglior legame col passato che hai. E probabilmente saranno loro che si prenderanno cura di te in futuro. Gli amici, quelli vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, restano. Cerca di colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, che quando ti farai vecchio avrai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York, ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California, ma lasciala prima che ti rammollisca. E non fare pasticci con quei capelli, che a 40 anni sembreranno 85enne. Sii cauto nell'accettare i consigli, ma sii paziente col chiedere dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato, di ripulirlo, di riverniciarlo e di imbiancarlo nelle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga, ma almeno per questa volta. Accetta il mio consiglio.